Yo, ma bella raga, rieccoci qua sul canale con un nuovo video, nuovo showcase. Visto che questo mese si celebra la Majin Buu Saga, andiamo a giocare il team Majin Buu Saga prima di tutti questi eventuali buff che stanno arrivando. Anche se in realtà un paio già ci sono e fortunatamente direi. Raga, prima di cominciare come al solito vi chiedo gentilmente un like per il supporto sulla fiducia. Per chi ancora non fosse iscritto al canale potete rimediare all'istante premendo sul tasto qua sotto e gratis mi supportate e attivando la campanella non vi perderete più nessunissimo video. Grazie a tutti quelli che lo faranno e detto ciò, vamonos! Eccoci qua con l'attuale team Majin Buu Saga, bene ma non benissimo. Per necessità ho dovuto utilizzare questo equipaggiamento che non avevo mai utilizzato prima per il semplice fatto che quasi tutti i personaggi hanno una difficoltà incredibile nell'essere equipaggiati in modo sensato perché hanno pochi tag, perché non è mai uscito niente per la Majin Buu Saga, di conseguenza questo ci torna estremamente utile. Dopodiché, che altro dirvi? Ah, mi è stato fatto notare nei commenti sotto al video di Magetta che effettivamente la sua Z-ability, raga, messo come slot leader, da un più 28% di danno inflitto a tutti potenzialmente, e quindi tanta roba, non è base, è danno inflitto. Raga, potrebbe essere la svolta del personaggio, seriamente. Dopodiché ce l'ho sempre a Zenkai 5, registro poche ore dopo il primo showcase, giocheremo, penso, quasi sempre, Magete Pui Pui. Il terzo personaggio sarà un attimo variabile tra Buan e Tien. Vedremo un attimo quello che tornerà un attimino più utile in quanto a colore. Gli ultimi due, chiaramente, Z-ability pura. E in realtà anche come Z-ability non siamo messi così male, comunque meno peggio di quanto temessi. Raga, non c'è un granché da aggiungere, andiamo in PvP, vediamo come rende il team Majin Buu Saga prima degli effettivi buff. Via! Cominciamo Team Godki! Vamonos, raga! Ecco, purtroppo ci abbiamo tante blast con questa lineup. Tipo 7 blast e 5 strike, bene ma non benissimo. Chi è esaurito? No, bro. Clashiamo. Anche se non porta mai a nulla di buono un clash. E invece stavolta sì. Avvicinati, Buhan. Ok. Potevo farne un altro, me ne son dimenticato. Vamonos Pui Pui, a.k.a. Immaginapule. Anche basta danni su Pui Pui, grazie. E chiaramente cosa mi fa fuori le carte buone. Ok. Vai Buan. Ok. No, questo non è bene. Per nulla. Addio Magetta. No! Ti dico nope! Ti dico rush! Vai, vai, Pui Pui! Vai, Majina pure, non fartelo azzeccare, please! Sei forte! No, che quegli HP recuperati! Che sono! Dal nulla! Ok. Ok.
Certamente, Rosé! Sarà tosta, raga! Sarà tosta fare questo showcase prossimo! PPR Future! Vamonos! Ok, bello aggressive! Ti dico anche stop! Vai pui pui! Sniper shot! Pompati Mageta! Chill Cell! Vai Pui Pui! Vai Maginappule! Possiamo farlo fuori? Damn! Per un pelo! Pessima idea! Oh sì! Facciamolo per i buff! Ok, meno del previsto! Maledetto! Va bene! Bravo, vero! Doppio vanish! Vai Tien, se mi lasci ti cambio! Ok! Ok! Bei danni! Let's go! Rush subito, va bene. Non me lo azzeccare, please. Bene. Meno uno. Sta saltando! Vai Super Tien! Macchina da guerra Tien! Spapapapapam! Vai Pui Pui! Raga, ci siamo portati a casa il match! GG, prossimo! Andiamo avanti, Team Universe Rap! Sarà tostissima! Allora, proviamo così. Ok. E già Jiren, va bene. So nice. Posso? Wasabi wa koremade da. Andiamo così perché c'è già 17 pronto. Ore no me kara wa nogareraren.
il team dei Vanish, raga. È il team dei Vanish Infiniti. Qua ti locco con me, 17. Sniper shot. No, non sono riuscito a fare il Vanish. No! Questo è scorretto, bro. Povero Pui Pui. Povero Macinappule. Vai, vai anche di Ultimate. Why not? Addio! Tag. Kate. Ok. Perché no? Bei danni. Vediamo, raga, se riusciamo a non farcelo azzeccare. Molto forte il nostro avversario. Addio, Vegeta! E addio in generale al match. Raga, se ci azzeccano pure i Rising Rush con questo team, capitemi che possiamo solo che andare a picco. Bravo, fammi la Legendary Finish. Fammela questa Legendary Finish, che te la sei un sacco meritata. My outclassato di skill. Andiamo al prossimo. Team Godki, Green Green Purple. Fanno tutti sul serio, raga. Nessuno c'ha voglia di utilizzare le nuove unità, i nuovi Zenkai. Ovviamente, ma attacchi diretto. Quanti danni che si prende sto team, raga. Certo, droppa pure. Vai, Buan. Scarica di blast. Vediamo di fargli scattare il revive. Puoi attaccarmi anziché premere solo verdi. Lasciamo, raga. Tanto ce lo azzeccano. Oh, incredibile. C'eravamo vicini, eh. C'eravamo vicini, ma non ce l'hanno azzeccato. Ok. La mia main ability bloccata. Ma che bello. Ma che personaggio fair.
Basta, abbiamo perso probabilmente. Abbiamo perso, sì. È così, raga, è così. Prossimo. Ultimo match, Godki Purple, Purple Green. Raga, che fantasia che avete. Vai, Buan. Ah, già si spawna, blast ovviamente. Facciamogli ok. Pensavo di doverglielo far partire e invece no. Voglio strapparmi gli occhi. Forte. Ma cosa? Attiviamogli l'ennesimo counter. Vai, 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 fammi sta bella ultimate, bro. Fammela, che è meritatissima. Raga, fatemi chiudere qua questo showcase, perché mi sta salendo l'odio verso il prossimo. Team Majin Buu Saga, c'è bisogno letteralmente di un miracolo. Pui Pui e Majin Vegeta, ora come ora, messi in questo team, fanno veramente pietà. Quindi, di che stiamo parlando? È un team che perde letteralmente da mono personaggio. Potete anche giocare di match perfetti fino alla fine, e a quel punto c'è il personaggio sgravato di turno che vi farà letteralmente tutto il team e non avrete modo di approcciarlo, perché sarete pieni così di blast e special move dalla distanza. Quindi sono proprio curioso di vedere quello che potrà uscire questo mese, perché uno, siamo vicinissimi all'anniversario, quindi deve essere qualcosa di sgravato, e due, il team fa letteralmente schifo, quindi deve essere tanta roba sostanziosa e sgravata al doppio rispetto al normale. Ditemi la vostra qua sotto nei commenti. Un bacione a tutti, a presto.